L'ospedale è nato per curare, per permettere alle donne di avere una gravidanza sicura, per salvare le vite dei bambini che nascevano, ma poi è diventato anche un luogo di formazione, quindi di emancipazione delle donne stesse. Non parlo soltanto dei risultati clinici di questo centro, che sono ottimi, ma parlo proprio dell'empowerment femminile, del fatto che le donne lì, avendo avuto la possibilità di lavorare, di essere quelle che poi portano a casa il pane per la famiglia, di ricevere una formazione professionale, cambiano piano piano il loro ruolo nella società e diventano protagoniste. L'emancipazione passa sempre attraverso il lavoro ed è il simbolo, ed è il passaggio fondamentale, anche perché è il lavoro che sancisce la vera emancipazione, la vera integrazione della donna. Le donne muoiono molto di più degli uomini e questo vuol dire che la maternità, la gravidanza diventa un fattore di rischio estremamente elevato per la vita delle donne. La prima causa che è venuta fuori da questo report che abbiamo fatto, da questi questionari, di mancanza di accesso alle cure è proprio la sicurezza. Quindi la guerra rimane, fa più vittime anche indirette, non sono solo quelle dirette che vengono ferite, ma sono anche quelle indirette che non possono accedere ai servizi sanitari a causa delle violenze. Sembra un po' utopica, deduristica, ma noi abbiamo imparato in questi 25 anni che le cose utopiche non esistono, che esistono soltanto i progetti che si vuole fare, e se si vuole fare qualcosa in un modo o nell'altro si riesce.